Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Radio Cicabaga. Oggi parleremo di come giocare alle carte di Dragon Ball Super. Nel preciso vedremo una partita fra Freezer e Zamasu. Vedete, questa è la carta di Freezer, ovvero Sorbet, che poi sul lato frontale, che poi nel lato retro diventa Freezer, e poi Black e Zamasu, che diventano Zamasu fuso. Ora vi spiego come si gioca veramente. Come prima cosa, ogni giocatore deve mettere la sua carta leader nel lato frontale nell'area leader, poi si mischia il mazzo, si pescano 6 carte e si sceglie quali carte si vogliono tenere e quali invece vogliono cambiare. Quelle da cambiare si rimischiano nel mazzo e si pesca lo stesso numero di carte che si ha scartato, in modo da averne sempre 6. Successivamente si mettono 8 carte nell'area delle vite. Lo scopo del gioco è costringere l'avversario a pescare tutte le vite. Si pesca una vita ogni volta che il leader viene colpito dall'avversario. Per giocare servono 50 carte più una carta leader. Quindi ora aspettiamo che tutti e due i giocatori, qua in realtà sono io che sto simulando una partita, che peschino queste 6 carte, che facciano il cambio e che mettono 8 carte nella vita, poi possiamo partire. Ripeto, si gioca con 50 carte, di cui carte combattimento, carte extra e una carta leader. Ci sono anche unison terreno, poi vedremo con calma. Ora vediamo il cambio di Freezer di Zamasu. Ricordate che bisogna sempre mischiare il mazzo ogni volta che lo si guarda, ogni volta che si pesca qualcosa, salvo diversamente specificato. 8 carte nelle vite. Ora si lancia il dado, si lancia 2 dadi per vedere chi comincia. Vediamo 5 4, quindi inizia Zamasu. Allora, inizio di mio turno, bisogna mettere una carta, se si vuole, ma è saldamente consigliato farlo sempre, una carta, sacrificarla e metterla nell'area delle energie, cioè che non la si può usare, la si usa come energia. Il primo turno, durante il primo turno, chi inizia non può né pescare né attaccare, invece Freezer ora può farlo. Vediamo, infatti, che dopo aver messo Dodoria nell'area delle energie, attacca col leader con una combo il leader avversario, 10.000 più 10.000 sul leader, che con 10.000 non può difendersi. Quindi Zamasu ora ha 7 vite e Freezer ha 8. Pesca Zamasu. Ora vediamo le abilità speciali delle carte. Le abilità, ora mettiamo un'altra carta nell'area delle energie di Zamasu e ora vediamo che l'abilità di Zamasu ci permette di guardare le prime 5 carte del mazzo e di scegliere uno Zamasu o un Black e di poi rimischiare le carte e di aggiungerlo alla nostra mano. È un'abilità molto importante perché ci permetterà poi di fare fusioni e di giocare tutte le carte nell'area combattimento. Importante, esiste l'area combattimento, l'area combo e l'area delle energie. Nell'area delle energie ci stanno le energie che stanno in modalità spossato attiva come le carte combattimento, nell'area combo le carte che usiamo durante la battaglia. Persa vince la battaglia chi ha il numero più alto, in caso di pareggio vince l'attaccante. Comunque ora continuiamo a seguire la partita. Freezer è anche lui a 7, Zamasu a 7. All'inizio di ogni turno si mettono tutte le carte in modalità attiva, tranne diversamente specificato, quindi sia le combattimento sia le energie. Ogni volta che una carta combattimento attacca va in modalità spossata, quindi anche quando uso un'energia, ora infatti dovrei nel video mettere quelle due carte in fondo, Freezer e Dodoria, in modalità spossata. Forse non l'ho fatto, però andavo veloce. Ecco, ora ho giocato una carta, quella prima che vedete vicino a Freezer, con due, con abilità bloccante. L'abilità bloccante permette di deviare un attacco dell'avversario su se stessa, quindi lo usa praticamente da scudo. È usata spesso per difendere il leader o una carta importante. L'abilità bloccante si attiva quando si vuole durante il turno dell'avversario. Attacco di Freezer va a segno, quindi Zamasu va a 6 vite.
Ora, con l'abilità di freezer, intanto questo viene apparso, era di prima, con l'abilità di freezer, ogni volta che si attacca, la carta combattimento, la prima carta combattimento che attacca ottiene 5000 più di potenza e si pesca una carta Dragon Ball, Sfera del Drago, nelle vite o ancora meglio nel mazzo. Bisogna farlo sempre perché è un'auto, un automatico vuol dire. Dove c'è scritto auto bisogna fare sempre la cosa che dice in automatico, se no si può scegliere se farlo o no. Ora vediamo che c'è un Black e uno Zamasu nell'area di combattimento. Attiva bloccante e c'è scritto in quella carta che quando viene distrutta, messa nell'area di scarti, si può giocare un freezer da 3. Giocato. E ora vediamo come prosegue il turno di Zamasu. Quindi Black attaccato, Zamasu non attacca perché in questo turno non conveniva per attaccare, e comunque attacca il leader e Zamasu vanno più di 2-6, sia Zamasu sia Freezer. Terza energia, qui c'è un piccolissimo errore che vi farò vedere, comunque verrà corretto. Con le sfere del drago si può pescare una carta e si evolve, si può girare Sorbet quando si pescano, si hanno tutte e sette le carte nelle sfere del drago. Ecco, questa è una carta Unison, importantissima, perché? Perché le carte Unison sono carte particolari, se ne può giocare una solo alla volta, una sola in gioco ce ne può essere, e hanno dei marker, questi marker sarebbero le vite. In poche parole, le vite, si hanno tante vite quante carte, quante energie si usano per metterle in gioco. Posso usare quante energie voglio per mettere in gioco questa carta e metterla in modalità spossata momentaneamente in attesa del prossimo turno e scegliere quante vite ho. Ora attacco con questa carta. Questa carta ottiene Double Strike, quella che vedete, la quarta in ordine, quella più verso di voi nell'area di freezer. Double Strike vuol dire che se questo attacco va a segno, l'avversario Zamasu perderà due vite. Però non va a segno, ecco, c'era l'errore, perché quando l'avversario ha tre carte Zamasu si può girare, però si è risolto, non è un problema. Col combo 5000 più 5000 più 15000 fa 25000, quindi più di 24000, che sarebbe 19000 più 5000 di potere di Zamasu, di Freezer che vi dicevo prima, quindi vince Zamasu e si difende. Ora vediamo l'attacco della seconda carta, sempre combo, sempre difesa, attacca con la Unison, la mettiamo in modalità spossata e deve pescare, quindi Zamasu a 5, Freezer a 6, pesca, turno di Zamasu, questo vediamo la sua mano, ovviamente è una partita così solo per dimostrativo, quindi si può. E ora attenzione, perché entra in gioco un'altra carta, la carta evoluzione. Questo Black è una carta evoluzione. Le carte evoluzione si devono giocare solo, salvo di essere specificato, solo sopra le carte che sono iscritte nella carta. Avete presente? Quindi in questo caso va giocata sopra Black e si deve giocare il numero di energie pari a quelle richieste. Questa carta ha Triple Strike, ovvero, l'avrete già capito, se questa carta fa un attacco che va a segno si perdono 3 vite, l'avversario perde 3 vite. Vediamo, a 30000 di potenza, che è tantissimo, quindi attacco a segno, quindi Freezer passa da 6 a 3 e Zamasu è a 5. Ora tocca a Freezer, ha già fatto il suo turno, mi sembra. No, sì, avevo perso un attimo il filo perché, scusate, vi stavo spiegando la carta evoluzione, quindi niente, no, era il turno sempre di Zamasu. Freezer va 2, Zamasu rimane dove era, quindi ora tocca a Freezer e
e rimetto le sue energie in modalità attiva. Tutto va messo in modalità attiva. Qua non ho messo un attimo le carte di combattimento, ma ecco, ora le metto le carte di modalità di combattimento, vanno in modalità attiva. Ecco, giochiamo questa carta che è importante, quella con 4. Questa carta dice che bisogna scartare una carta, scartare due carte dell'avversario in modalità spossata e si può godere di un double attack, double strike, quindi due attacchi da due, quindi un massimo di 4 danni. Può portare l'avversario, quindi in questo caso, a una sola vita. Può allora andassero tutti e due all'infinito. Il primo, vediamo, non è andato, quindi Zamasu va a 3. Importante, si può usare come combo anche le carte in modalità attiva dell'area di combattimento, quindi si possono sacrificare per avere un più 5.000, un più 10.000, un più diversi casi rari, quello che è. Quindi qui si difende Zamasu dall'attacco, dagli attacki qua di Freezer a 3. Si può attaccare ogni volta una volta sola con una carta, tranne casi specificati come del double attack o del triple attack, cioè sono diversi, si va fino a 4, a meno che le carte stampate finite. Adesso vediamo che si rimettono le carte in modalità attiva. È tutto un gioco di meccanica. Ora c'è sempre la carta triple Goku Black nell'area di combattimento di Zamasu, gioca anche lui una carta Unison e attacca con Zamasu triple strike, con Black triple strike più 10.000, 40.000, e vediamo che si guarda nelle carte di Freezer, ma ormai si sa che è finita, perché pesca ultimo due vite e deve pescare 3. Vi saluto e vi do appuntamento alla mia prossima recensione. Ciao a tutti, sono Nicola, aspettati a Vunti. Ora vedete anche la mia faccia, vi chiedo scusa se ho ancora la paralisi di Bell, andate a cercare cos'è su internet, ma è una cosa che si risolve. Niente, faccio questo breve video per dirvi che c'è stato un errore nella partita Freezer contro Zamasu, perché questa carta qua, vedete, se volete andatela a cercare, si chiama The Returning Terror Masha Freezer. Praticamente dice che si possono mettere in eliminare due carte dell'avversario quando si mette in gioco, in modalità, quelle che sono in modalità spossata. Però cosa è successo? Che siccome sono abitato con Zamasu che è tutto immortale, queste due non lo sono perché sono black, andavano messe, andavano eliminate dal gioco, e quindi probabilmente Zamasu avrebbe, Freeza avrebbe vinto. Però detto questo, comunque io vi spiego, vi dico che quel video era per insegnarvi un po' a giocare, per imparare un po' le mosse base, e spero di esservi piaciuto e spero che vedrete altri miei video anche di tutt'altra natura, di giochi e spiritosi. Un saluto e alla mia prossima recensione.